Cari amici, bentrovati. Torniamo a parlare di cosa? Di super bonus. Sicuramente anche voi avrete ascoltato questa notizia bomba che è stata rivelata dai media, dai giornali. Quando ho ascoltato le parole del ministro Giorgetti, ho dovuto controllare attentamente che non fosse Crozza che lo stava imitando oppure che non fosse una puntata di Zelig. Invece no, era proprio lui che ha rivelato una notizia bomba nel merito del super bonus e anche per i crediti d'imposta incagliati. Te ne parlo in questo video, però prima di iniziare, se non lo hai ancora fatto, ti chiedo di iscriverti al canale, questo mi dimostrerà il tuo interesse per i contenuti che sto continuando a produrre. Attiva la campanella per ricevere le notifiche, ma soprattutto lascia un tuo commento, perché è molto importante, perché arricchisce la community del canale. Ma non perdiamo tempo e iniziamo subito. Eh sì, proprio così, una notizia bomba che permetterà al super bonus di poter rinascere e permetterà a tutti coloro che hanno dei crediti incagliati di riuscire a risolvere sicuramente in modo brillante la situazione. Avrete letto sicuramente la notizia. Cosa dice il ministro Giorgetti? Di fronte alle incessanti richieste per quanto riguarda la proroga del superbonus e consentire più tempo a chi non è riuscito a rientrare nell'aliquota del 110, il governo ha pensato ad una genialata, ovvero posticipare la scadenza al 31 dicembre del 2022 per la presentazione della CILAS. Sì, perfetto. Però di tra questo, cos'è che andiamo a leggere? Andiamo a leggere solo esclusivamente per quei condomini che abbiano provveduto efficacemente a redigere il verbale d'assemblea entro il 24 novembre. Ma mi chiedo io, ma quei condomini che si sono affrettati per poter riuscire a rientrare in quella finestra temporale, in quella data spartiacque del 25 novembre, e che hanno fatto le corse per convocare l'assemblea entro il 24, in quanti saranno quei tecnici che il 25 non hanno presentato la CILAS? Mi piacerebbe ascoltare le statistiche, scrivetemelo voi sotto nei commenti, se il vostro condominio ha deliberato entro il 24 di novembre e poi la CILAS non è stata presentata. Io penso che questa sia una palese presa in giro. Ma meno male che ci sono delle importanti novità per risolvere i crediti incagliati. Oh, questa sì che è una novità importante che permetterà veramente al contribuente, alle imprese di risolvere la situazione anziché assistere quotidianamente a imprese che cadono come dei birilli costretti a chiudere per fallimento. Ecco, allora qual è la novità del governo che sarà sicuramente risolutiva? Il fatto di poter consentire alle banche o alle assicurazioni di aumentare da 2 a 3 passaggi la possibilità di cessione del credito d'imposta. Non ti basta? Non riesci ancora a vendere i tuoi crediti incagliati? Nessun problema. SACE, acronimo di Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, società per azioni controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, potrà concederti garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito per richiedere finanziamenti strumentali sotto qualsiasi forma utili a sopperire alle esigenze di liquidità della tua impresa. Dunque, la soluzione vincente è questa. Potrai ulteriormente indebitarti. Questa sarebbe la magica soluzione del nostro ministro dell'economia per risolvere la situazione. Scrivetemi sotto nei commenti, come vi ho chiesto all'inizio, se fate parte di quei condomini che hanno deliberato per la presentazione della CILAS entro il 24 novembre, CILAS che poi non è stata presentata. Tanto per comprendere quello che già mi immagino, ovvero che si parla di un nulla da un punto di vista statistico. Spero che il video sia stato di apprezzamento, di interesse, seppur in questa veste polemica, sperando che possiate condividerla in qualche modo. Se non l'avete ancora fatto, vi chiedo di iscrivervi al canale, questo mi dimostrerà il vostro apprezzamento per i contenuti che sto continuando a produrre. Per il momento da Diego Sandi è tutto, al prossimo video.